Sì. No. Sulla possibilità che Salvini venga processato, questa marcia indietro del Movimento 5 Stelle, Di Maio che dice che la questione, diciamo, non è esattamente quella, lei cosa pensa di questa vicenda? Ma penso quello che ho sempre pensato, cioè di fronte alla richiesta della magistratura, che è un ordine autonomo e indipendente nella separazione dei poteri del nostro paese, un politico per fatti così gravi e per una vicenda così che ha tormentato il nostro paese deve con tranquillità e serenità affidarsi a un processo, quindi non farsi schermo dell'impunità parlamentare. Salvini non è da considerare in questo momento colpevole, poi noi abbiamo la nostra idea, io sono convinto che siano stati commessi dei reati, ma questa è una mia convinzione personale, sono convinto che il governo ha messo in atto condotte antigiuridiche, è una mia opinione, condotte disumane, è una mia opinione, ma se abbia fatto meno reati non lo può decidere né Salvini chiaramente né De Magistris. Per fortuna abbiamo in Italia una Costituzione che garantisce una magistratura autonoma e indipendente. Se invece però viene creata una protezione al politico di turno che scappa dalla magistratura, è una sconfitta della divisione dei poteri, è una sconfitta sicuramente per il governo ed è un tracollo clamoroso se dovesse essere proprio il Movimento 5 Stelle, che ha sempre gridato onestà, onestà, ha sempre detto che era contraria all'immunità, dovesse dare l'ombrello dell'immunità a Salvini. Questo sarebbe chiaramente un ulteriore elemento clamoroso di come c'è una differenza tra le parole e i fatti. Ecco, Di Maio dice che la questione non è l'immunità oggi, quando fino a qualche anno fa avrebbero chiesto la testa di un ministro in un caso del genere. Di Maio ogni tanto ne caccia una nuova, era straordinario quando chiedeva le dimissioni degli altri quando avevano gli avvisi di garanzia, poi arrivano a lui e sono avvisi di garanzia diversi, i processi per gli altri sono il processo, non funziona così, anzi io dico quando uno è trasparente, onesto e pensa che ha agito correttamente non ha nulla da temere, anzi se vogliamo ne esce rafforzato, perché se è come dice il governo che hanno fatto tutto alla luce del sole senza aver commesso reati, che sono un esempio di umanità e di rispetto delle norme, che lo possa sacramentare la magistratura può diventare un elemento di forza del governo, la verità è lo sanno anche loro che hanno messo in campo una condotta disumana, hanno violato leggi e se non ci fossero i testimoni in mezzo al mare come l'ONG potevano, come dire, ottenere un'impunità internazionale, invece con quelle testimonianze rischiano di essere processati non solo dall'autorità giudiziaria italiana ma da un tribunale internazionale, perché credo che quello che è accaduto nel Mar Mediterraneo nei mesi scorsi e negli anni precedenti hanno un solo nome, crimini contro l'umanità. E se questo dovesse accadere, che finalmente ci sarà un processo, la città di Napoli che si è schierata attraverso porti aperti e tutte le cose di cui abbiamo parlato proverà a costituirsi anche parte civile.